signore governatore, magnifico rettore, sua eccellenza, cari colleghi, cari studenti, cari colleghi, è per me un giorno pieno di onori, è anche pericoloso per me, perché vuol parlare italiano. Un italiano con accento francese, una piccola musica spagnola e anche portoghese, un italiano interlinguistico, interculturale. Perché il titolo della mia lezione è Interculturalità e letteratura comparata. Al fine di esprimere la mia gratitudine alle autorità dell'Università di Jena e in particolare al magnifico rettore, professore Giovanni Puglisi, ho scelto di riflettere su una nozione che è per me al cuore del dibattito comparatista, l'interculturalità. A ben vedere è anche un modo di parlare di un'altra nozione fondamentale per la disciplina che va sotto il nome di letteratura comparata, il dialogo. Il dialogo sotto tutte le sue forme, che si tratti del dialogo tra individui o di tutti quei dialoghi che sono espressione di relazioni letterarie e culturali, oggetto di studi privilegiato della letteratura comparata. L'interculturalità come dialogo ci permette fin da subito di ricordare una delle grandi intuizioni di Goethe, non quella assai conosciuta di Weltliteratur, alla quale dovremmo comunque fare allusione, ma quell'altra, tratta anch'essa dai colloqui con Eckermann e datata del 17 febbraio 1832. Diceva Goethe. Ma in fondo tutti siamo esseri collettivi. Noi dobbiamo tutti ricevere e apprendere così dagli autori passati come dai contemporanei. Io non devo le opere mie soltanto alla mia personale saggezza, ma a migliaia di cose e di persone fuori di me che mi hanno offerto il materiale. Quello che è vero per il grande uomo che fu Goethe è ancora più vero per un semplice professore che lungo la sua carriera ha imparato molto dai suoi studenti, dai suoi colleghi, dai suoi viaggi, dalle sue missioni, conferenze e seminari all'estero. Al di là di questa affermazione di Goethe, che ci ricorda l'importanza degli scambi umani e culturali, dei dialoghi tra individui e culture, avrete compreso che voglio anche rendere omaggio in modo particolare a due colleghi e amici, Giovanni Puglisi e Paolo Proietti, che oggi esemplificano per me il pensiero di Goethe, semplice e commovente, facendomi prendere coscienza dell'importanza delle influenze straniere, manteniamo questa espressione molto generica, nella formazione di un pensiero critico, il mio.
Il dialogo è una parola maestra nella letteratura comparata. Vedo nel suo utilizzo un modo flessibile e agile di collegare tra loro due attività essenziali della letteratura comparata. Il dialogo è a un tempo stesso la convergenza di due spiriti e la loro inevitabile divergenza, l'incontro e la differenza. Che ne sarebbe infatti del dialogo senza una certa differenza o divergenza dei punti di vista? È giunto quindi il momento di citare la definizione della letteratura comparata proposta in occasione del secondo congresso dell'Associazione Internazionale di Letteratura Comparata a Chapel Hill nel 1958 da un critico e poeta spagnolo che ha vissuto in Argentina, Guillermo de Torre, e diceva: la letteratura comparata altro non è che il dialogo tra le letterature, e a ciò aggiungerei volentieri, e tra le culture. Lo studio dei dialoghi, sia letterari sia culturali, si basa su una realtà semplice ma essenziale che riporta a quel concetto che l'antropologo Claude Lévi-Strauss ha chiamato lo scarto differenziale. La delucidazione della differenza è un'attività comparatista essenziale e non è la comparazione. Diciamo che la ricerca comparatista è quello che potremmo chiamare il passaggio dalla differenza constatata alla spiegazione del fatto differenziale. Questo fatto differenziale può essere definito l'esperienza dell'estraneo. Anche nel caso del viaggio, l'esperienza non rientra mai nell'immediatezza. Sta alla scrittura, in seguito, restituire eventualmente tale scoperta, tale impressione. Parlare di un'esperienza dell'estraneo, forma più semplice, immediata e evidente del fenomeno che si chiama interculturalità, è anche parlare di esperienza poetica. E questo, sotto diversi aspetti, quello che noi cerchiamo di delineare quando esaminiamo come una certa alterità sia stata descritta, scritta, messa in parole. Regola che vale per l'espressione scritta di qualsiasi dimensione straniera, la scrittura dell'alterità passa attraverso una reazione gerarchizzata, valorizzata dell'estraneo di fronte al quale la neutralità o l'oggettività sono inconcepibili, impossibili. La relazione, lo scambio, il dialogo veicolano congiuntamente una rappresentazione dell'estraneo e una certa rappresentazione dello scrittore e della sua cultura o parte della sua cultura. Impossibile nel momento in cui si parla dell'altro non parlare anche di sé, non svelarsi. A proposito di questa regola che ho ricordato, vorrei menzionare il bello studio dello storico François Hartog che nello specchio di Erodoto ha messo in luce alcuni principi della rappresentazione dell'altro o la logica di una scrittura che trasforma un'alterità opaca
il mondo dei barbari o barbaroi, dicevano i greci, in un'alterità portatrice di significato attraverso quattro operazioni: l'opposizione, la comparazione o l'analogia, la traduzione e il commento, il discorso che neutralizza ciò che è sconosciuto per trasformarlo in una cosa pensabile. Si vede che la scrittura della dimensione straniera non può sottrarsi a procedere.